Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. E oggi vi mo che avrete intravisto. Oggi vi mostro un piccolo haul, piccolo, proprio piccolo, fatto sul sito di Pinalli. Mi stavo per sbagliare. E però vi mostro prima una cosa che mi è stata regalata, così non c'è niente di particolare, nessuna festa, nessun onomastico, niente. Così mi è stata regalata. Ho fatto anche lo shorts, non è stato visto tanto. Io non capisco se non vi arrivano le notifiche, no, a parte che non arrivano neanche a me, ma sulla schermata dove ci sono le iscrizioni dovrebbero, cioè, si dovrebbero vedere gli shorts, perché come li vedo io penso che li vedete anche voi. Vabbè, la spallina mi casca giù, la lasciamo giù, a parte che è fatta così, la maglia, non so perché la voglio tirare su. E di cosa parlo? Parlo di questo set di Beauty Blender, di Blender, insomma, Beauty Blender forse quella originale. Makeup Soft Sponge, che ce ne sono 1, 2, 3, 4, sì, 4 grandi e mi sembra 3 piccoline per gli occhi. Non è di brand, è no brand, penso. Però un bel pensierino, apprezzatissimo. Mi piacciono, sono di varie forme e non vedo l'ora di provarne una. E niente, adesso veniamo allo spacchettamento del mini haul. Vi faccio vedere, arrivava praticamente con questa carta un po' così, impacchetta meglio notino, in questa carta praticamente che era più o meno appoggiata così come l'ho rimessa io e ho preso 3 prodotti. Allora, adesso vi mostro cosa ho preso. Ho preso questo latte detergente della Cloran biologico certificato bio Cosmo, sì, Cosmos Organic per pelli sensibili. Per me è una novità, non l'avevo mai visto. L'unica cosa che ho sentito che è parecchio liquido e questa cosa non mi piace tanto perché io che amo i latte detergenti un po' cremosi, vi farò sapere. Adesso ho già aperto due cose, per cui Cloran, vabbè, è fabbricato in Francia e ho preso questo qui. E se vi ricordate, parecchio tempo fa avevo preso una maschera in stick per purificante da usare sul naso più che altro e ho trovato la maschera idratante che nella stessa versione in stick, proprio fatta. Ah, c'era lo scotch, vabbè. Fatta così. Inodore. Strano. Non ha il minimo odore, il minimo profumo. Sarà perché ha peli sensibili, non lo so. Però non vorrei fossero una delusione questi prodotti. Anche questo è della stessa linea del latte detergente e biologico. E questo lo userò magari sulle guance, che è la parte più delicata, vabbè, anche il mento, la fronte, la zona T, diciamo. Sì, lo so, si dovrebbe usare quella purificante. E invece solo sul naso userò quella purificante. Cioè, non mi sono sbagliata, eh. L'idea è carina. Vediamo poi se sono prodotti validi. E ho preso, che mi ha colpito molto, questo rossetto che ho già distrutto la scatola, di questo brand di cui non ho nulla, così è un prodotto della Be Perfect, bellissimo anche il pack esterno, tutto olografico, ormai l'ho distrutta la scatola, buonanotte, pazienza, mi piaceva molto il fatto che somiglia a un rossetto di MAC, l'unica cosa non c'è la scritta del brand. E poi questa sfumatura di azzurrino e rosa mi ha colpito molto. C'erano solo due colorazioni, una scura, non mi ricordo se è marrone o rossastra, ma io ho scelto quella più fucsia. Vabbè, voi lo vedete più acceso, eh? È un po' più spento. La scritta, ecco, la scritta è qui, la marca. Che ne dite? Vi piace? Poi lo proverò o in video insieme a voi o lo indosso, vediamo. Bello.
Come campioncini sono stati un po' tirchi, mi hanno dato solo due campioncini. Questa crema di Kiehl's per contornocchi e poi questa crema per il corpo, fango crema modellante effetto sauna di Diego Dalla Palma. Proveremo, mi sembra che ci sono anche delle altre. E niente ragazzi, questo era il mio haul, ve l'ho detto che era mini, è per quello che ho inserito le sponge, perché per non fare un video solo di questo, ho fatto lo short, sì ok, ma se appunto nessuno lo vede, volevo farvele vedere, anche se non le ho tirate fuori una per una, ma sono blender, cioè sono spugnette, sono abbastanza morbide, vedremo poi una volta bagnate. Come saranno? Mi avvicino troppo balla. Questa vedete ha la forma tonda classica. Questa col taglio così laterale. Ecco, così la vedete meglio. Vabbè, dai, alla fine ve le faccio vedere. E poi questa che è uguale, ce ne sono due uguali con questo taglio, con questa forma. La punta c'è in tutte, quella da usare per il contorno occhi, e cambia un po' il colore, questa è un rosa pallido e questa è un po' più rosa acceso. Poi vabbè, quelle piccoline per gli occhi che raramente uso, però bisogna che le uso perché sono pratiche. Sono poco pratiche da farle asciugare perché sì, non ci ho pensato di prenderlo e farmelo vedere, vabbè. Ho il, diciamo, proprio il porta blender per farla asciugare, che tra l'altro ora che ci penso neanche uno in plastica, che avevo preso al DM. Sì, niente, ve lo fate vedere alla fine, se non ne avete viste fino qua, vi arrangiate. Come si carina, mi è venuto in mente, ho detto, vabbè dai, il video non è venuto troppo lungo, ma ve le faccio vedere un po' velocemente. Va bene ragazzi, spero che il video sia stato interessante, vi ha tenuto quei 7 minuti di compagnia e fatemi sapere nei commenti se per caso avete provato questi prodotti. Ciao!